mangia. Sono lupi. Anime sante. Che fa? Non farla ballare! È una crisi passeggera. E se muore? Non muore. Stai tranquillo. Deve ballare solo Galatina. Siamo pagati per questo. Visto? Si è calmata. Che talante la morsa? Che striscia o che balla? Che balla. Quando arriviamo a Galatina, suono per lei finché guarisce. Bravo, ma adesso taci, che il viaggio è lungo. Sennò prima di arrivare ti si secca la lingua.
Andiamo. Andiamo. Chi è? È un vescovo. Dice che quella donna era ammalata? Sì, eccellenza, era tarantata. Voi stesso avete visto i suonatori che l'accompagnano? Eppure d'aspetto sembrava normale. Mi perdoni, eccellenza, ma non ne so molto più di voi. Dicono che l'essere non è come l'apparire. Quanto manca ancora all'abbazia? Ancora 2 giorni, se tutto va bene. Ci vuole pazienza. Da Roma il viaggio è lungo. Ma già siamo in terra di Puglia. Aiutatemi! Vieni! Avanti! Oh! Avanti! E sta bien! Aquí! 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 Avanti! Tengo un problema. Fernando. Ehi, fermatevi vosotros! Venite, venite! Avete l'onore di essere ospiti nella mia casa! Ascoltate, signori. 5 anni fa, 5 años, eravamo sposati da appena 2 mesi, quando una sera Paloma, mia moglie, mi disse che aveva contratto un voto con un santo, un certo Sant'Igiulio, e per cui non poteva più adempiere i suoi voti coniugali.
Ogni notte si chiudeva nella stanza doppia mandata, in modo da restare sola col santo. E confesso che qualche volta sono andato a origliare, mosso da una comprensibile curiosità. Sentivo strani rumori, come se in quella stanza stesse compiendo un vero e proprio congresso carnale. Ma in verità io non sapevo nulla dei santi giuri. Allora che cosa feci? Andai da Monsignor Capecelatro, studioso dottissimo, dal sapere pressoché universale. E col mio rammarico scoprì che Santi Jules non era mai esistito. Ma se Santi Jules non esisteva, allora con chi si accoppiava la mia sposa? E la mia, dico mia! Camera nuziale! Col diavolo! Col diavolo! Sì, signore! Mia moglie è una strega! È una strega! Ma domani la porto al processo! Domani te porto al processo! Mio marito è un pazzo, uno stupido. Solo gli stupidi non resistono al fascino della verità. Dove andate? Al Tribunale dell'Inquisizione. E poi assisterò allo spettacolo, bruciata sul rogo! È la quinta volta che ci mettiamo in viaggio. E al Tribunale non ci siamo mai arrivati. E questa è la volta buona. Da che parte andate? Alla pianura! Anche noi andiamo di là. Andiamo alla masseria di Don Nicola. Cercano braccia per la semina. Noi non siamo dei morti di fame. Grazie a Dio abbiamo avuto sempre della terra nostra da coltivare. Ma quest'anno una malattia che non si capisce ha colpito le piante e ha ucciso tutte le nostre bestie. Che ha? È Taranta, non lo vedi? L'accompagniamo a Galatina, coi suoni. Però dicono che non tutti guariscono. Sì che guariscono. L'acqua del pozzo è miracolosa. Sai quanta gente ci va ogni anno?
uomini, donne, bambini. Io sono stato alla festa di San Paolo. Ballavano tutti. Fino a che guarivano. Li ho visti con i miei occhi. Mi piacerebbe imparare il flauto. Se vuoi, vieni con noi. Te lo insegniamo, eh? Sì, sì. Vieni con noi, che dalle nostre parti c'è proprio bisogno di suonatori. Ci manca solo che dividiamo quella miseria che ci dà. Io vado con mio padre e i miei fratelli per la semina. Proviamo da dormire, veniamo da voi questa notte. Però non fatevi vedere. Dai, Nino, andiamo via. Vai tu con gli altri. Io non vengo. Su. Vai. Questa notte sono d'angelo con gli altri. Non aspettarmi. Vi attendevamo tutti con impazienza. Sua Santità, a quello che si dice, pare sia molto preoccupata per ciò che sta accadendo in questi luoghi. Dicono che la città del Papa sia meravigliosa. Io vivo nell'ombra del mio vescovo e ho poco tempo per guardarmi attorno. Si vede che è un principe? Sì, sì, si vede. Spero possiate considerarmi degno della vostra preziosissima stima per il modesto e sincero aiuto che offro. Perdonate, eccellenza, se insisto. Immagino abbiate già qualche idea in proposito. In proposito a cosa? Alla possibilità di fronteggiare questo terribile stato di confusione e paganesimo. Perdonate, avete provveduto a liberare le mie stanze da insetti e zanzare? La biancheria è di seta? Sono stanco, l'unica idea che riesco a fronteggiare adesso è un buon letto caldo pronto ad accogliere. Certamente, eccellenza. Ma cos'è questa? Una rivolta? Ho fatto ripetere il bando. Non si presentano questi miserabili. La colpa è di Angelo, ve l'ho detto. È uno pericoloso. È lui che li aizza contro di voi. È uno che sa parlare. Ma la semina deve essere fatta. Padrone, guardate. Buonasera, signoria. Siamo lavoranti leccesi. Ci hanno detto che state cercando per la semina. È da tanto che viaggiate. Ne abbiamo fatta molta di strada. Veniamo dalla terra d'Otranto. E allora andatevi a riposare, che domani all'alba si comincia. Quant'è la paga? Della paga se ne parla domani. Di altri lavoranti ne sono già arrivati? Va a dormire, va.
E domani i campi sono pieni. Laggiù c'è il fienile, ci starete da signori. L'acqua la trovate al pozzo che sta dietro. Questa è terra buona. Anche la nostra è terra buona. Sì, ma è maledetta. Venite. Dormite tranquilli, padre. Chi sono? Sono quelli di questa mattina. Salite. Non c'era un altro con voi? Sì, mio fratello. Si è fermato al villaggio. Figli miei al mondo, non ne voglio. Ora gli basti tu. E se riesce a campare, quando sarà grande, sarà un miserabile come noi. Stai ancora con me. Mio marito non torna stanotte. Mi aspettano. Chi ti aspetta? A quest'ora dormono tutti. Angelo! Angelo! Sono arrivati i primi stagionali. Adesso sono al fienile. Sei in ritardo. Abbiamo deciso anche per te. Se domani vanno alla semina, gli diamo una lezione. Don Nicola è convinto di averci messo nel sacco. Non prenderanno il nostro lavoro. Quelli non devono lavorare per quel pezzo di pane che ci danno. Anche per una miseria ci sarà sempre qualcuno disposto a lavorare. Nino, sono Antonio. Sei sveglio anche tu? Come si chiama lei? Anna. Che taranta la pizzicò? Che balla. Gialla o nera? Oh, la volete smettere? È bella. Sì, ma è inutile. Non è all'amore che pensa. Chissà cosa pensa.
Perché piange? Il tuo sposo non è bello. Questi gli danno da mangiare e da bere. La serva diventi padrona. Perché non porti il vino? Bastarda. La tarantola pugliese può dirsi un ragno che ha 8 occhi in 3 linee trasversali sulla fronte. Di sotto alle due tenaglie sporgono altri 2 processi cornei e neri, che a tutta ragione possono dirsi le mascelle con le quali la mostruosa bestiola replicatamente stritola e mastica l'agognata preda, per poi succhiarsela avidamente. Eccellenza, nella mia qualità di storico ho potuto osservare il fenomeno in vari luoghi e occasioni e mi pare di poter affermare che esso è una reliquia di costumanze pagane. Durante i miei studi in loco notai come i tarantati, nei luoghi dei loro balli, sospendessero tralci, proprio come in onore di Bacco e di sua madre Cibele. La derivazione dai riti dionisiaci è evidente. Dovete chiarirci che rapporto c'è tra la smania di danzare e il morso della tarantola. Non avete una risposta? Non so dare una risposta. Ho studiato a lungo il veleno della tarantola. Iniettato nell'uomo, produce un tremito in tutto il corpo e anche una febbre molto forte, come per la quartana. Contro tutto questo in medicina ancora non esiste un rimedio. Così i tarantolati, per guarire, ricorrono al ballo e ai suoni. Ma non è sempre sufficiente. Allora intraprendono il pellegrinaggio al santuario di San Paolo, a Galatina, dove un'acqua miracolosa e un frenetico ballare compiono il prodigio della guarigione. Ma cosa c'entra San Paolo? Qui si fa dell'immagine del santo mercimonio e oscenità. E non un santo da poco, poi. Saulo, Saulo in persona sulla via di Galatina, invece che Damasco. Mi vedo costretto a prendere le difese del vescovo di Galatina, che in questo momento non è presente. Noi, in tutti i modi, abbiamo anche tentato di reprimere il fenomeno, ma non c'è stato niente da fare. Non abbiamo trovato altro modo per contenere l'epidemia e recuperare i tarantati alla fede in Dio, alla terra, al lavoro, alle loro famiglie. Non ostinatevi a chiamarla epidemia. Non è una malattia, è simulazione. Superstizione. Superstizione che getta la Chiesa nel discredito e nel ridicolo. Ma cosa si poteva fare di fronte a un fenomeno che coinvolge intere popolazioni? O si accoglievano all'interno della Chiesa, o si perdevano per sempre. Questo lo so. Lo so meglio di voi. Io vengo da Roma, e Roma guarda la cristianità tutta intera. Non può restringere la sua visione ad un piccolo, miserabile ragno. Questa è una forma di ribellione alla Chiesa e alle sue leggi. Dobbiamo restaurare l'autorità di Pietro. Ricordate il concilio?
non cresca un solo filo d'erba che non sia di segno latino. Bene, vi ringrazio dell'aiuto che mi avete dato. Per quel che mi riguarda, mi recherò personalmente a Galatina. Sapete, Fra Bernardino, l'anno passato qui c'è stata una razzia. Hanno preso due nostri confratelli e 10 barili d'olio. Io mi salvai perché ero in terra di Bari per la questua. Sei un uomo fortunato, Fra Bernardino. È la Madonna della Mercede che mi protegge. Mi piace questa terra. C'è un'aria dolce qui. Perché non mi parli un po' di Roma? È vero che il giardino del Papa è il più bello d'Europa? Sì, sì. È vero. Io vorrei vederlo almeno una volta nella mia vita. Perché non ti fai mandare dal tuo abate? Io, povero frate, ultimo dei servi. Come profumato. Prendine una piantina e portala a Roma. Mettila nel giardino del Papa. È un ricordo mio. Credo che questa fatica sia inutile. Non strappiamo la pianta dalla sua terra. Non vivrebbe lontano da qui. Forza, forza, muovetevi! Muovetevi! E voi andate via dai campi, via! Forza, muovetevi voi, muovetevi! Avanti, che aspettate? Via, via dai campi, via! Angelo, vai via dai campi! Cosa vogliono da noi? Perché sono venuti qui? Non avere paura. Sono poveracci come noi. Se vogliono campare non hanno altra scelta che il lavoro. La fame c'è per tutti. Siete ancora qui? È lei che ha voluto rimanere ancora. Sta male.
Dio santo. Bartolomeo! Mi ammazzano! Chiama Antonio! Idiota! Vuoi che ammazzino anche noi? Requiem aeternam, dona eis, domine et lux perpetua luce ateis. A porta inferi erue domine anima seorum. Requiescant in pace, amen. Requiem aeternam, dona eis, domine et lux perpetua luce ateis. A porta inferi erue domine anima seorum. Requiescant in pace, amen. Requiem aeternam, dona eis, domine et lux perpetua, amen. Questo è per il carro. Rimane qui. E questo è per il cavallo. Angelo. Angelo, che Dio abbia pietà di te. Non guardare, non guardare, non guardare. Lascialo guardare. Vuoi che diventi un principino come te? No, no, Nino, no, no, Nino! Povero padre. Disgraziati fratelli miei, sepolti in terra sconosciuta. Povero padre mio, nessuno canta per la tua anima. Nessuno canta per te.
Qualche volta il male ti lascia stare. Forse è Taranta buona. Non è né buona né cattiva. È lei la mia padrona.
Eccomi, dolcissimo santo. Ora sono la tua sposa. Sono pronta per partire. Marito mio, prepara i denari per il viaggio, perché vado a Galatina. Non ho visto mai il mare. È acqua salata, non si può bere. Io sono nato sul mare. Senza fondo. Come l'inferno. Hai visto un ragazzo? Mio figlio preferisce vivere nel mare che sulla terra. Una volta rimase sott'acqua, 2 giorni e 2 notti. Credevo di averlo perduto. Quando tornò gli gridai: maledetto, diventerai un pesce. Io ho paura che scenda troppo in fondo, dove Dio non vuole che l'uomo arrivi. È così bello lì dentro. Se lei ha perso i soldi, io me ne vado. E voi mi seguite. Qualcun altro che ci paga, lo troviamo di sicuro.
Per qualche giorno possono bastare. Se vuoi, ti aiuto a cercarli. Sono finiti in mare. Li ho perduti là. Vengo con te. Anna, andiamo! Hai ritrovato i soldi. San Paolo ti protegge. Ah! Ah! Hey! Hey! Hey!
È una chiesa. Le mie mani e starò intorno al tuo altare per udire le voci della tua lode e narrare le tue meraviglie. Otios ypeauti antropi prepi maine numeni. Dio disse che gli uomini sono e debbono restare uniti. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Signore, guidami nella giustizia. Rendi dritta dinanzi a te la mia vita. Dio disse che gli uomini sono e debbono restare uniti. Non c'è pane. Siamo fortunati oggi. Hanno calpestato il vostro lavoro. Il barone ci proibisce di coltivare le sue terre e la chiesa latina di celebrare la nostra messa. Siamo quello che rimane di una comunità albanese, un tempo numerosa. Queste terre erano un deserto. Quando i nostri padri giunsero qui, le trasformarono in giardini. Perché non reagite? Siamo allo stremo delle nostre forze. Antonio. Ni li o kalemu
Vieni a prenderci, Signore, in questo suolo, poiché il cuore comincia a farsi come un filo di refe. Fa che non stiamo più qui, poiché le lacrime cominciano a scendere copiose. Noi ti verremo innanzi con tanta gioia. Don, aia tra don, tu chiro. Don, aia tra don, tu chiro. Christos Anesti. Christos Anesti. Vieni a prenderci, o Signore. Vieni a prenderci, Signore, in questo suolo. Quando sarà che ti verremo innanzi? Quando sarà che torneremo alla prima terra? Are morindine giamu. Cosa succede? Perché la carrozza si è fermata? La carità. Sono questo anti di lente a galattina. La carità. La carità.
Oh, signore, quanta sofferenza. Anna, coraggio. Siamo arrivati alle porte di Galatina. Bevi, bevi quest'acqua. È miracolosa. Ti è mandata da Dio. Bella, chiara e limpida. Fa bene alle viscere e pure nel cuore. Eminenzia! Eminenzia, Don Fernando della Veia. Eminenzia, tengo un problema. Eminenzia, la mia sposa, Paloma. Eminenzia, ascoltatemi! Eminenzia! Eminenzia! Fratelli, sono ormai troppe le piaghe che di questi tempi affliggono la nostra sventurata terra. Le ribellioni dei sudditi e le guerre tra gli stati insanguinano le nostre povere contrade. La terribile peste dell'ulivo impoverisce i nostri commerci.
ma la calamità più grave che colpisce la nostra terra e di cui in particolare vogliamo trattare con voi è la malattia subdola e scellerata che ha per nome tarantismo. Vera tabe diabolica. Ho visto scene disgustose. Donne discinte che si abbandonano alle danze. Persino gentiluomini si uniscono a quelle e dilapidano le loro sostanze. E le famiglie sono prive di guida. Prima che sia troppo tardi, occorre portare riparo a questa terribile rovina. Dovete convincervi, fratelli, che si tratta soltanto di una superstizione. Il morso della tarantola non può dare le conseguenze che voi per ignoranza gli attribuite. Sua Eccellenza il Vescovo da Roma, inviato dal Papa, per sua espressa volontà vuole dimostrarvi che il morso della tarantola non causa malattia ballerina. Sua Eminenza ora ve ne darà una prova sottoponendosi egli stesso al morso della tarantola. Ballate. Coraggio. Ballate.
Hai ballato 3 giorni e 3 notti. Sei guarita. Ti regalo il mio flauto. Chi è quella disgraziata? L'avete riconosciuta? È quella che ha ballato con voi per 3 giorni e 3 notti.